lo 0,5%, una microstriscia di terra che si chiama Italia, la nostra Italia. E qui ci siamo noi, lo 0,83% dei cittadini del mondo. La modernità che vediamo e viviamo oggi è figlia nostra, è figlia dell'incontro tra Homo sapiens e uomini di Neanderthal, avvenuto nelle regioni italiane nella preistoria. Il mondo guarda l'Italia perché noi siamo la storia. Nel 753 a.C. nasce Roma, che diventerà il più grande impero mai conosciuto dall'uomo. 1321, Dante termina la scrittura della Divina Commedia. 1489, Leonardo da Vinci disegna il primo prototipo funzionante di elicottero. 1500, Andrea Amati realizza il primo violino. 1512, Michelangelo termina gli affreschi della Cappella Sistina, consegnando al mondo uno dei più grandi capolavori mai realizzati. 1722, Bartolomeo Cristofori inventa e diffonde il pianoforte. 1799, Alessandro Volta inventa il prototipo della batteria moderna. 1853, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci progettano il motore a scoppio. 1871, Meucci inventa il telefono, che rivoluzionerà le vite di tutti gli abitanti del mondo. 1894, Guglielmo Marconi inventa la radio. 1965, Olivetti sviluppa la Programma 101, il primo elaboratore personale da cui sono derivati i personal computer. 1971, Federico Faggin inventa il microchip, alla base dell'elettronica moderna. Noi abbiamo scritto pagine di storia che sono diventate parte della vita di tutti gli abitanti del mondo, di tutti quei 7 miliardi e 300 milioni di persone. Senza le nostre invenzioni, senza la nostra arte, senza la nostra capacità di essere creativi, oggi al mondo mancherebbero pezzi fondamentali per essere definito moderno. E gli altri cosa fanno? Guardano, osservano e studiano la meravigliosa originalità del Made in Italy, per poi farla propria e guadagnare sulle nostre idee. Il nostro prosciutto, la nostra mozzarella vengono trasformati oltreoceano in volgari imitazioni per far guadagnare aziende ed industrie straniere. Ma la genialità è nostra. Siamo circondati da mari buoni, ci estendiamo da nord a sud.